È tutto pronto alla piscina Scandone di Napoli per la tappa italiana dell'International Swimming League, evento che riunisce in città le grandi stelle del nuoto mondiale sabato 12 e domenica 13 ottobre. In gara i migliori nuotatori internazionali che si sfideranno in prove di velocità divisi in quattro squadre, tra cui l'Aqua Centurions, capitanata da Federica Pellegrini. Siamo molto felici di essere qui a Napoli, siamo contenti che la tappa italiana sia a Napoli, di far vedere un po' anche alle altre squadre che sono abituate un po' al tifo Moscetto, cosa vuol dire il vero tifo di casa, quindi siamo molto felici. Poi comunque la nostra squadra, diciamo che si presenta abbastanza battagliera, abbiamo avuto qualche problema nel mercato, siamo partiti un po' tardi, quindi diciamo siamo al 90% la nazionale italiana, quindi di fatto ci destreggiamo in questo modo. Non sono mondiali, non sono olimpiadi, dove tutto comunque è molto più performante, logico, importante anche, però questo è molto più show, quindi sarà più divertente, più veloce, anche più emozionante, perché sono tutte gare molto veloci, una dietro l'altra, ci saranno i migliori atleti al mondo, quindi secondo me sarà una bella cosa. Presentata in sala giunta con il sindaco Luigi De Magistris e Massimiliano Rosolino, testimonial dell'evento, l'International Swimming League arriva a Napoli dopo la prima tappa di Indianapolis e prevede un calendario di gare europee ed americane che si concluderanno con la finale di Las Vegas. Un evento davvero di livello mondiale, ASL, veramente contenti. Ringrazio Costantin che l'ha voluto fortemente, è rimasto contentissimo del modo con cui lo stiamo organizzando, un contributo anche di tante realtà professionali, imprenditoriali e private della nostra città. L'amministrazione ha fatto un grande lavoro, ci sono campionesse e campioni di livello mondiale, ma quel che è ancora più bello è il impegno che abbiamo preso poc'anzi a rendere stabile questo evento e rilanciarlo con uno ancora più importante, di più discipline sportive da fare tra il 2020 e il 2021 nella nostra città. Quindi siamo davvero molto molto soddisfatti di tutto questo e Napoli sempre di più vetrina di altissimo livello da un punto di vista internazionale. Questo porta investimenti, porta economia, immagine, comunicazione, dà possibilità ai nostri talenti, ai futuri talenti. Insomma, il messaggio credo che viene da Napoli è molto potente attraverso lo sport. Pubblico di Napoli, mi raccomando, domani vi voglio agguerriti, combattivi. Tutti per gli Aqua Centurions, mi raccomando, perché magari non saremo i più forti, però il tifo dalla nostra ci deve essere.